Le liste d'attesa sono un po' un cappio al collo per la sanità italiana. Purtroppo le liste d'attesa non permettono di arrivare a diagnosi precoce, le liste d'attesa non permettono alla persona di poter usufruire appieno di un sistema o di un servizio sanitario nazionale che è, diciamo ancora universalistico, ma effettivamente abbiamo un po' di problemi sull'universalità del nostro servizio sanitario nazionale. E anni addietro è stato varato un piano nazionale per l'abbattimento delle liste d'attesa, però ci rendiamo conto che è sempre più difficile perché le persone lamentano il fatto di avere delle lunghe attese. E se facciamo una prova a chiamare qualunque ASL del nostro paese per una prenotazione di una prestazione, molto spesso una visita reumatologica, per esempio, è anche soggetta a 8 mesi di lista d'attesa. Pensate che in reumatologia i reumatologi parlano di finestra di opportunità. La finestra di opportunità è un lasso di tempo entro cui bisogna giungere ad una diagnosi e quindi ad una erogazione di una cura appropriata. Per cui quando la persona si trova davanti a delle liste d'attesa lunghe, non ha altro da fare che recarsi presso l'azienda sanitaria di appartenenza e chiedere che vengano rispettati i tempi di erogazione della prestazione che è stata prescritta.